Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo video e diciamo diretta per chi stamattina sarà qua e sarà presente e se no sarà il video registrato per tutti quelli che insomma parteciperanno. Bene, veniamo a noi e partiamo dal titolo di questo video. Il titolo di questo video è Vuoi chiudere con la tua fiamma gemella? Ora, se ti è venuto in mente almeno una volta di voler chiudere con la tua fiamma gemella e con il percorso di fiamma gemella, perché so che c'è qualcuno che questa idea ce l'ha avuta, ok? Se ti è venuto almeno una volta in mente di voler chiudere con la tua fiamma gemella e con il percorso di fiamma perché mannaggia la miseria, questo percorso è troppo duro, è troppo difficile, non ce la faccio, non ce la posso fare. A chi non è venuto questo tipo di pensiero almeno una volta durante il percorso? E se ci stai insomma pensando, o se l'hai pensato almeno una volta, ma se lo stai pensando in particolare in questo momento, allora devi assolutamente rimanere fino alla fine di questo video, perché il video che ti appresterai a vedere è per te. È proprio per te e non è un caso, perché il caso non esiste se stai guardando questo video in questo preciso momento. Ok? Ma prima di iniziare, se non mi conosci, magari è la prima volta che vedi un mio video, mentre invece per quelli che mi conoscono, ahimè, mi toccherà di nuovo sorbirmi la presentazione. Io sono Jimmy Fascina, principalmente della vita mi occupo di ipnosi, sono un ipnologo, ma sono anche un preparatore mentale per sportivi, un coach professionista, un, diciamo, esperto, persona informata sui fatti, chiamatela come volete, sulle fiamme, qualcuno che è un fiammologo, che è un titolo bruttissimo, ok? Sono anche un operatore, diciamo, di Matrix Energetics, sono un operatore di BARS, di Access Consciousness. Sono un cartomante, numerologo, lettore dei registri akashici, sono un operatore dei fiori di Bach, sono un operatore di Reiki, sono anche un operatore olistico, utilizzo anche altre tecniche e discipline energetiche, sono operatore delle campane tibetane di cristallo e in generale sono un'anima in costante e continua evoluzione, per cui tra qualche anno magari sarò più di quello che sono adesso, ma in realtà già oggi sono meno di quello che sarò domani. Per cui, insomma, evolviamo. Ti invito prima di iniziare a mettere mi piace a questo video, quindi pollicione su, se non sai come mettere il pollicione su e sei in modalità tutto schermo col tuo bel cellularino, ti consiglio di premere la X per uscire un attimo dalla modalità, diciamo, schermo immediato, cioè schermo pieno e mettere un pollicione per supportare il mio lavoro, per ringraziarmi e questo canale, ok? E commenta anche questo video che è molto importante perché spero di darti delle informazioni. Per cui, per chi è in diretta in questo momento, che saluto velocemente Jesse, Ale, Susanna, Eleonora, diciamo interagite se potete, però interagite con i contenuti della diretta, non per parlare delle vostre cose come succede a volte alle dirette. Se invece vedrai questo video registrato, commenta qui sotto, fammi sapere se ti è utile, cosa ne pensi di quello che espongo, se sei d'accordo oppure no, eccetera, eccetera. Premetto che mi scuso se sono stato un po' assente in queste settimane, ma non sono stato molto bene, per cui mi ero anche stressato molto, diciamo, per cui questo ha risentito un po' sulle condizioni di salute, però devo dire da ieri mi sento molto meglio, per cui si riprende a lavorare per produrre nuovi video, anche se è sempre più difficile calcolando il parato di tutto. Il video di oggi, parliamo proprio del video di oggi, l'ho creato perché una persona in particolare, ma la prendo solo come esempio, attenzione, magari tu puoi mai capire a chi mi dici, cioè puoi capire nel senso tu che l'hai fatto, sai, ma che potresti pensare, mi riferisco a te, in effetti sì, mi sto riferendo a te. C'è una persona che recentemente mi ha lasciato un mucchio, forse anche troppi commenti su dei miei video, e prendo te come esempio, chiedendomi come si può fare per chiudere con la sua fiamma gemella, come può fare per chiudere con la sua fiamma gemella, ok? Perché non riesce più a reggere il dolore, è stata annullata, massacrata, distrutta dalla sua fiamma, eccetera, eccetera, la sua vita distrutta, la sua personalità distrutta e quant'altro, insomma.
in generale non riesce più a reggere il dolore che porta questo percorso e se è possibile chiudere con il percorso. Ora, non è la prima volta, e non è la prima persona che mi chiede, che qualcuno mi chiede come si fa a uscire dal percorso, come si fa a chiudere il percorso. Anzi, questa richiesta viene fatta ciclicamente, di continuo. Ora, questo chiaramente, proprio perché non è la prima volta, non è un tema nuovo per questo canale. Chi mi segue da un po' di anni saprà che circa 3 anni fa, più o meno, sono trattato questo argomento, tra l'altro anche lì in periodo dicembre, chissà perché. Mi sembra, per cui insomma, ci sono corsi e ricorsi storici. L'ho trattato qualche anno fa in un video precedente, di cui qui sotto in descrizione troverai il link per poterlo vedere se vuoi e se non l'hai già fatto, per cui lo troverai. E dato che comunque mi viene ancora chiesto, credo che sia arrivato il momento di trattare di nuovo questo argomento, magari approfondendolo, riprendendo qualche concetto e insomma, ritrattandolo a beneficio di tutti quelli che seguono. Ok, premettendo comunque che quanto detto nel video di 3 anni fa è ancora fondamentalmente valido, per cui ha senso vedere il video precedente che troverete, come vi ho detto qui sotto in descrizione, che parla dell'argomento. Bene, prima di venire al video di oggi, ti ricordo che se vuoi maggiori informazioni sul percorso che ho creato per assistere tutte le persone che dopo l'incontro con la propria fiamma gemella si trovano in un percorso di fiamme e sono in forte difficoltà, perché magari tu, come altre persone, pensate alla vostra fiamma gemella in continuazione, vi trovate ad essere ossessionati dalla fiamma fino a non vivere più perché soffrite per un rapporto con la fiamma che non è proprio come lo vorreste, insomma, perché comunque è un rapporto difficile, non vuole stare con te, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel casino. Se hai bisogno di aiuto, mandami una mail al mio indirizzo di posta elettronica jimmyfascina@gmail.com per avere maggiori informazioni sul percorso che ho creato che si chiama Rimagnetizza la tua fiamma gemella nella tua vita. Intanto già sto scrivendo la mia mail per chi non la sa, anche se la ripeto un po' in tutti i video, per cui diciamo, questo è l'indirizzo email a cui iscrivermi o anche per chiedermi sessioni, consulenze private sul tuo percorso di fiamma o sessioni di, che ne so, numerologia piuttosto che lettura del registro akashico, c'è altre cose che faccio con l'elencatore inizio. Bene, adesso siamo ufficialmente pronti, dato che ci sono un po' di persone, per iniziare. Intanto, buongiorno a tutti e grazie di partecipare. Allora, la prima cosa importante su cui riflettere se pensi di voler chiudere con la tua fiamma gemella, ok? È il perché mi viene fatta questa domanda, cioè perché una persona mi dice: ehi, ma come posso chiudere con la fiamma gemella? Chi infatti vorrebbe chiudere con la propria fiamma gemella? A molti, cioè quando dico che chiudere con la fiamma, ma figurati, è impossibile. Ma se togliamo, diciamo, se togliamo i momenti iniziali del rapporto in cui spesso il livello di energia e di vibrazioni è altissimo e chi ha incontrato la propria fiamma lo sa, in cui siamo in questa sorta di campo di energia altissima con l'energia che ci fa sbarellare per quanto si sta bene, ci cioè siamo benissimo, ci sentiamo a casa, tutto è incredibile, magari anche il zumpa zumpa capisce a me perfetto, ma è pazzesco, mai provato una cosa del genere, ok? Per cui non ci verrebbe nemmeno in mente in quei momenti, nemmeno non ci passerebbe nemmeno per l'anticamera del cervello di dimenticarci o lasciar perdere la nostra fiamma, assolutamente sembra proprio impossibile, anzi la sola idea di una cosa del genere tu dici ma che sei matto, ok? Però quello che non dico normalmente succede, ma quello che ho visto succedere, devo dire abbastanza spesso, è che quanto più l'energia è alta e si sviluppa tra le fiamme, quindi tanto più le vibrazioni sono alte, qualcuno la chiama bolla d'amore, ma non è una bolla d'amore, non è una fase di bolla o la fase della luna di miele, cioè ho sentito varie etichette e nomi. Buongiorno a tutti, scusate se non saluto, cerco di essere un po' stringente per essere pratico perché stamattina ho poco tempo, però volevo farvi un video. Dicevo, insomma, quando si è in questa fase di energia alta, quanto più l'energia è alta, quanto più al minimo problema, o meglio, non al minimo problema, però dopo un po', nel momento in cui c'è un leggero calo dell'energia, appena si manifesta il minimo problema, perché magari qualche problema c'era, ma l'energia è così alta che non si manifestava, al minimo problema,
al minimo dubbio che si insinua da parte della componente mentale nel rapporto, si iniziano a creare dei problemi particolarmente dolorosi e la caduta a terra dà energia altissima che ci porta in alto, in alto, in alto, in alto, in alto, si invece ci si schianta tanto forte a terra e lo schianto è veramente doloroso. È un po' simile allo schianto di Icaro quando si schianta perché si è avvicinato troppo al sole, cioè la luce era troppo forte e la luce rappresenta l'energia perché chiaramente la mitologia ci racconta in realtà delle strutture presenti nella nostra psiche, come ho specificato varie volte, che però l'ho specificato io, l'ha detto Jung, io l'ho solo integrato in un percorso di fiamma. Quindi, come proverbiale Icaro, ci schiantiamo a terra perché siamo andati troppo in alto, troppo vicini al sole e forse dovevamo fermarci un po' prima. Okay? Perché succede questo? Perché tutto questo dipende dal fatto che l'energia animica fra le fiamme fortissima che si sviluppa, le vibrazioni altissime, quelle che chiamano la bolla d'amore, eccetera, eccetera, la fase di bolla, quello che è. Per me le fasi non esistono nel percorso di fiamme, ma sono comunque utili per spiegarli. Diciamo, iperaccelera, amplifica, cioè un iperacceleratore, amplificatore di qualsiasi degli elementi che fanno parte, diciamo, del percorso di fiamma. Quindi all'inizio, magari quando c'è questa attrazione pazzesca, questo trasporto verso la fronte parte che è incredibile, cioè non c'è niente di paragonabile, niente ci prepara a questo tipo di incontro, lo porta a un livello fortemente enorme di attrazione, di energia, di integrazione pazzesco, ok? Ma nel momento in cui c'è un problema, anche i problemi vengono iperaccelerati, per cui al primo elemento che in qualche modo si mette in mezzo, si arriva. Diciamo il rapporto si sviluppa tra le fiamme portandolo a un livello fortemente irrazionale. Che irrazionale cosa vuol dire? Che al minimo problema diventa una lite mega galattica, cioè scusami se respiro, cose di questo tipo. Okay? E dei problemi che in realtà potrebbero essere anche solvibili diventano irrisolvibili e magari la fronte parte si allontana e non si capisce perché, cioè ci sono le liti e non si capisce perché. E anche te magari diventi ipergelosa della fronte parte quando magari con le altre persone non lo sei mai stato, o ipergeloso, cioè indipendentemente dal sesso. Cioè scopri delle parti di te che diventano ossessive, maniacali nei confronti della fronte parte che prima non avevi. Cioè, pure tu dici, che cavolo sto facendo? Non vorresti farlo, ma lo fai. E questo crea dei casini, perché a un certo punto ti pensi, mannaggia, non l'avessi detto, fatto, ma ormai è fatto. Chiaramente, quanto più siamo nell'irrazionale, quanto più appunto diventa è troppo emozionale, cioè meno razionalità c'è, perché meno razionalità c'è? Perché l'energia delle fiamme, ricordo, è quella che fa muovere il percorso, l'energia animica, ma comunque è l'energia che determina i comportamenti sul piano fisico delle fiamme. Per cui, se la tua fiamma fa qualcosa che per te è anomalo, anche tu fai delle cose che sono anomali, essere per esempio maniacalmente geloso, geloso, eccetera, eccetera. Quindi a seguito di questo, molti sviluppano, non tutti, però molti nel percorso sviluppano una sorta di rapporto amore-odio con la fronte parte, un'ambivalenza in cui la fiamma, l'involucro, ci fa tanto male, cioè la fiamma non è l'involucro, però quella che noi pensiamo sia la fiamma, quindi il suo involucro, ci fa tanto male, ma non possiamo fare a meno di lei, anche se ci fa male, per cui siamo comunque trasportati, ma sappiamo che è un rapporto che ci prova, ci mette alla prova. Cioè, per cui al tempo stesso amiamo e odiamo la fronte parte, come mi ha scritto poco fa una ragazza di nome Cecilia che dice ogni volta che incontriamo voglio lasciarlo e poi immediatamente torno, esatto, cioè, e descrive perfettamente quello che succede, ok? È un bel casino questo tipo di rapporto, perché fondamentalmente cioè, abbiamo queste due componenti, queste due polarità dentro di noi, perché le abbiamo? Perché siamo ancora divisi, siamo ancora separati, per cui anche dentro di noi siamo ambivalenti, abbiamo queste due polarità che come una pallina rimbalza da una parte all'altra, ok? A causa dell'incontro con la fronte parte, noi siamo letteralmente nudi perché ci mette a nudo questo rapporto, ci mostra tutti i nostri lati più fragili, rivoltandoci, volente o nolente, come un calzino.
Diciamo che in sostanza a me ricorda un po', sarà perché questo concetto l'ho preso vedendo l'anime giapponese che è un Neon Genesis Evangelion, non so quanti di voi l'hanno visto, quelli con i robottoni, Shinji, Rei, no, nessuno l'ha vista bene, e vedevo cose da nerd essendo un nerd. Comunque dicevo, a un certo punto in Evangelion parlano della posizione filosofica del dilemma del porcospino di Schopenhauer, ok? Che fondamentalmente ci dice che i proverbiali porcospini non possono fare a meno di volersi avvicinare a dei loro simili, come noi non possiamo fare a meno nel percorso di fiamma di volerci avvicinare al nostro gemello, perché anima ci porta a cercare inevitabilmente la riunione e la fusione. Perché dobbiamo riunire ciò che è diviso. Ciò che è stato diviso prima o poi tornerà unito. Legge dell'uno, che è una delle leggi universali che sta dietro al percorso di fiamma, di cui ho parlato nei video. Per gli abbonati, tra poco ne parliamo di per gli abbonati, ok? Questo video appunto parla della legge dell'uno, e la legge dell'uno ci dice che ciò che è unito, cioè che ciò che è diviso tornerà a essere unito, è inevitabile, cioè si torna sempre all'uno. Il problema però è che, come tutti i porcospini, la troppa vicinanza fa male. Perché? Perché se tu prendi due porcospini, che caratteristiche hanno? C'hanno gli aculei, per cui più si avvicinano, più gli aculei penetrano e fanno male all'altro. Quindi è una metafora filosofica per farci capire che il rapporto con l'altro, in qualche modo, mettendoci al nudo, ci può far male. Perché? Perché la vicinanza può dare tanto, ma può anche togliere tanto, può guarire, lenire come può ferire, per cui gli aculei possono far male. E chiaramente il rapporto di fiamme è un perfetto esempio di dilemma del porcospino, perché è un rapporto che ti mette alla prova, è arduo, è impegnativo, ok? Ora, in questo punto del percorso, la nostra mente, aiutata dal dolore emozionale intenso vissuto a seguito di questo rapporto, perché magari la nostra fiamma non ci tratta come vorrebbe, non si manifesta, ci mostra l'amore come noi vorremmo, non ci dà l'amore che vorremmo, non ci dà l'attenzione che vorremmo, magari ha dei dubbi, magari si diverte i rapporti, non vuole impegnarsi, che ne so. Non ci telefona, oppure di colpo la magia si rompe perché appunto l'energia era troppa, inizia la separazione perché le polarità si invertono e parte la repulsione fra le fiamme. Cioè, quindi si inizia, diciamo, a svegliare la nostra componente mentale che purtroppo, a causa del dolore, siccome la mente ha paura del dolore, rifugge dal dolore. Specie se è un dolore emozionale intenso, perché quanto più è alta l'emozione, quanto meno è alta, cioè quanto più è bassa la parte razionale, cioè in qualche modo il dolore ci impedisce di avere il controllo. Allora l'essere umano ha da sempre cercato di controllare il dolore. Quindi la nostra mente si attiva, si sveglia, inizia a cercare di farsi strada, insinuando dubbi, cercando di farci apparentemente desistere dal percorso di fiamma, ok? Perché magari ci fa pensare che vogliamo chiudere con la nostra fonte parte animica, con la nostra fiamma gemella, ok? Ma chiaramente lo fa perché? Per creare sostanzialmente il dramma. Cioè, lo scopo che ha non è quello di farci realmente desistere dal percorso di fiamma, ma di alimentare piano piano l'ossessione verso l'involucro della fiamma. Perché se ci pensate, se io penso, ah, io con questo non ci voglio avere niente a che fare, guarda quello str, guarda quella p, vabbè, mi fate usare parolacce. Guarda come si comporta, guarda quello che fa, eccetera, eccetera. Dov'è il focus su questa persona? Ragazzi, mettetevi piace, che non vedo che state pollicciando. Mettetevi piace perché questo video contiene informazioni utili. Ok, mettetevi piace. Tra parentesi, se volete, diciamo, sostenere il mio canale. Vi ricordo anche che durante le dirette, come adesso, c'è un quadratino con la S, lo vedete un quadratino con la S che sta credo a sinistra per voi, perché io lo vedo dal computer, per me a destra. Premendo su quel canale si attiva Super Chat e Super Sticker, e chiaramente questo permette di fare una donazione immediata per sostenere il canale. Se lo fate, grazie tanto, vi dà diritto anche avere una risposta, una domanda immediata, perché non sempre durante le dirette rispondo ai video, alle domande nei video. Ok, andiamo avanti e riprendiamo il discorso. Intanto grazie a chi sta mettendo mi piace. Dicevo, se noi ci focalizziamo su cosa fa la fiamma, sull'aspetto comportamentale, eccetera, e chiaramente anche per prendere le distanze da qualcosa, cioè quando tu hai una, fateci caso, quando tu hai una fobia, per esempio, mettiamo per i ragni. La fobia per i ragni ti fa per tutta la vita dare una grande considerazione ai ragni, perché
Per cui in qualche modo il ragno è sempre dalla tua testa. Spero che non vengate alcuni di voi la fobia dei ragni solo perché me la sto descrivendo. Però è per farvi capire che fondamentalmente la fobia, come le paure, così come ti posso dire, l'ossessione verso l'allontanamento da qualcuno, è comunque una forma di paura perché quella paura, essendo una regola, ossia la regola è io non voglio avere a che fare mai più con te, crea comunque uno spazio di energia che viene spesa per mantenere attiva la regola, quindi praticamente crea un'ossessione dei fatti. Quindi noi siamo ossessionati rispetto all'involucro fisico della fiamma, anche solo per poterci lamentare o allontanarci da lei e poterci magari lamentare con tutti di questo. Qual è il vantaggio? Che la nostra energia della polarità della paura, che vi ricordo è la parte della nostra energia animica che si è abbassata, si è sporcata con la vibrazione della materia, che è la vibrazione della paura, che è la vibrazione della separazione, che è la vibrazione della dualità, chiaramente alimenta la nostra mente, perché questa energia in qualche modo governa la nostra mente, mette dentro la nostra mente dei pensieri, alcuni tipi di pensieri precisi, che ci aiutano piano piano arrivare a formarci un'ossessione, ossessione per via dell'accumulazione dei pensieri rivolti verso l'involucro. Quindi cosa faremo a livello comportamentale? Inizieremo a lamentarci della nostra fiamma in continuazione, magari con i nostri amici e amiche, o sui gruppi di Facebook, quelli parlano di fiamme gemelle, attenzione a dove andate, anche i gruppi, perché alcuni sono delle sette, ve lo dico proprio chiaramente, che parlano di fiamme gemelle ed anche nei commenti dei video su YouTube, come nel caso, come è successo a me recentemente, per cui una persona si è messa a commentare 4.000 miei video parlando, cioè anche leggendo i commenti si vede che i commenti non hanno a che fare col contenuto del video, ma è semplicemente un modo che la persona ha per viversi la sua ossessione, per parlare della sua controparte. Tutto questo non fa che alimentare appunto l'ossessione e quindi vi fa spingere energeticamente verso la fiamma. Ok? E quindi ci sono persone che purtroppo non si rendono conto di essere nell'ossessione e quindi commentano a manetta sotto ogni video per avere una scusa per parlare della loro fiamma, della loro relazione con la fiamma. Poi in realtà stanno parlando di loro stesse alla fine, perché alla fine parlano sempre di sé, della propria vita. Quindi c'è anche una forte forma di narcisismo, ma abbiamo spiegato che tutte le fiamme sono narcisiste. Attenzione, non è un giudizio. Non sto giudicando le persone, sto descrivendo le componenti, diciamo, della psiche che si attivano in questo tipo di situazione, spinte dall'energia. Cioè, non siete voi che lo fate consapevolmente, non ve ne rendete conto, non ve ne potete rendere conto, vi sembra normale, ma agli occhi di una persona distaccata, che è uscita da quell'ossessione, ma che magari ci è passata, quindi sa com'è. Lo vede con, diciamo, distacco, comprende quello che sta succedendo e ve lo fa notare. Per cui se magari una persona esterna ve lo fa notare, magari piano piano ve ne rendete conto, perché se nessuno ve lo dice non ve ne renderete conto mai. Ok? Per cui parlandone, alimentiamo sempre di più l'ossessione, continuando a nutrire la polarità della paura, che è quello che la polarità della paura vuole. Quindi vi fa credere che vi vuole far allontanare dalla fiamma, in realtà vi porta col pensiero sempre lì. Perché non vuole assolutamente che noi lasciamo andare la fiamma o lasciamo perdere il percorso, ci mancherebbe. Se no, come si prende la sua dose di nutrimento? Come si alimenta? Come perpetua il ciclo, no? Ora, dovete capire che la nostra parte dipendente, la parte dipendente di noi, perché ognuno di noi è una parte che è dipendente, che abbiamo tutti delle dipendenze verso qualcosa, verso qualcuno, si comporta esattamente come un tossicodipendente che ha la dipendenza da una sostanza, né più né meno, okay? Non importa quale sostanza sia, non ci interessa, cioè, è lecita o non lecita, però è così, cioè, può essere pure uno che ha l'ossessione per il gioco d'azzardo, non cambierebbe nulla. Quindi se capite questo meccanismo, capite che per un tossico è molto difficile uscire da questo, cioè per un tossico, per una persona che ha un percorso di fiamma, ok? È molto difficile uscire da questo percorso, così come è difficile per un tossico uscire da una dipendenza, perché comunque è difficile disintossicarsi e per maggior ragione, e ancora peggio, voi non avete neanche una dipendenza da una sostanza fisica, quindi fondamentalmente se uno è un alcolista, un alcolizzato, e gli togli da bere, prima o poi la dipendenza gli passa, ok? Se non può accedere più all'alcol. Nel caso della fiamma la dipendenza non è fisica, parte dal fisico, ma è energetico, per cui è ancora più difficile perché la vostra fiamma, il vostro involucro potrebbe non essere con voi, non potreste averlo più, ma la dipendenza potrebbe non passarvi se non si interviene a livello energetico.
per cui è estremamente difficile uscire dal percorso di fiamma. E ci ha provato, ci sono persone che hanno provato di tutto, dai tagli delle corde di San Michele al voodoo a quant'altro, dalla psicologia classica. La psicologia classica, rispetto al percorso di fiamma, non può fare nulla perché usa strumenti psicologici che hanno a che fare con la mente, ma siccome la dipendenza è a livello dell'energia, non funzionano. Okay, magari funziona per un po', ma poi riprende perché l'energia governa su tutto. Okay? Chiaramente per questo è difficile uscirne. Per cui chi mi chiede come uscirne vorrebbe farlo, ma non sa realmente come farlo, perché se sapesse come uscire dal percorso non chiederebbe, ovvio. In realtà, e qua vediamo la parte importante, non si può realmente chiudere con la fiamma. Mi spiace dirvelo, ma è così. Mi spiace darvi questa notizia, ma è così. Non puoi chiudere nel modo in cui chiuderesti, per esempio, con un ex con cui magari dopo un po' ti passa, magari inizi a uscire, conosce persone nuove, con un marito, con una moglie, perché chi ci ha provato ha visto che è difficilissimo. Eppure se per ipotesi, cioè mettiamo che per ipotesi riesci a dimenticarti completamente di quella persona, poi cosa succede? Solitamente l'universo sembra fare di scherzi, sembra fare di tutto per fartela ricordare, quindi ti manda segni, coincidenze, infatti ti fa conoscere persone con lo stesso nome, che abitano la stessa via, eccetera, eccetera, eccetera. In una forma o nell'altra questa persona te la fa o incontrare fisicamente o incontrare attraverso segni, coincidenze, eccetera, eccetera, ovunque, ok? Perché l'universo non ti permette di lasciare andare questa persona? Per un semplice motivo. Qual è? Prima di parlartene, dato che è Natale alle porte, sì, jingle bells, se vuoi farti un regalo, perché è giusto che anche tu ti fai un regalo, e vuoi fare un regalo anche a me per sostenere, insomma, il lavoro di ricerca e divulgazione del mio canale, perché pure questo video ci ho voluto tempo per crearlo, perché prima di crearlo ho dovuto pensare molto a di che cosa parlare, e magari ritieni che ti piace, è utile il mio lavoro, perché più di alcuni mi dicono che il mio lavoro mi è utile, voglio ricordarti di abbonarti al mio canale, che è il miglior regalo di Natale che puoi farti, oltre a iscriverti a Rimagnetizza, quello sarebbe ancora meglio. Okay? Abbonarti supporta il mio canale, il mio lavoro di ricerca per creare questi video dove divulgo contenuti che sono sicuramente, secondo me, utili per te. Abbonarti costa una sciocchezza, €6,99 al mese, una pizza praticamente al mese. Okay? Puoi disiscriverti quando ti pare, non rischi nulla. Puoi iscriverti per un solo mese, chiaramente purtroppo devi iscriverti con la carta di credito, è l'unico problema che per adesso da Google, vabbè. Puoi iscriverti per un solo mese per farti un'idea dei contenuti esclusivi e se ti piacerebbe unirti agli abbonati e magari rimanere abbonato o abbonata perché c'è ogni mese contenuti utili. Cosa ti ottieni quando ti abboni? Ti dà accesso a una diretta mensile in cui puoi farmi delle domande sulla tua situazione con la fiamma gemella, quindi una diretta di domande e risposte per gli abbonati, in cui io risponderò in diretta e poi anche un video mensile in esclusiva per gli abbonati di approfondimento, magari su argomenti richiesti a voi o su proposte o proposte a me, oppure faremo degli esercizi di gruppo in diretta o vi parlerò di cose di cui non posso normalmente parlare nel canale perché l'algoritmo di YouTube non ama certi temi e magari parleremo anche di argomenti che non sono legati alle fiamme, ma anche alla crescita personale, spirituale, registri akashici, tutte le altre cose che faccio e che elenco solitamente nei video. Abbonarti mi permette di fare di più, di produrre contenuti di maggior qualità e utilità per te, perché posso focalizzarmi sul come strutturarli e sulla loro esposizione piuttosto che su altro. Puoi provare l'abbonamento per un mese, premendo sul tasto abbonati che vedi accanto al tasto, perché in ogni video, se vedete, ci sono due tasti, abbonati e iscriviti. Iscriviti vi iscrive al canale, ma non vi fa abbonare. Abbonati invece è un vero e proprio abbonamento, tipo quello di Netflix, dove tu ti abboni ogni mese e hai il pagamento sulla tua carta, ok? Ah, tra parentesi, pigiate anche sulla campanellina per ricevere notifiche di quando escono i video, perché escono a random, per cui è bene pigiare. Se non l'avete fatto, pigiate sulla campanellina, ok? Troverai nella descrizione dei video qui sotto in basso anche il link per abbonarti direttamente e c'è una sessione abbonamenti sul mio canale, mi sembra c'è scritto abbonati o una cosa del genere, dove puoi andare e abbonarti, ok? Ho pubblicato già per gli abbonati tantissimi video, ormai è un anno, sì adesso più di un anno che esiste l'abbonamento, quindi c'è un anno di contenuti, quindi video al mese di dirette risposte e dei contenuti appunto di approfondimento, per esempio un corso come dicevo prima sui 12 principi universali che vi spiega quali sono i 12 principi universali che stanno a capo dell'universo e
sono la base di rimagnetizza, un mini corso su come valutare una propria relazione sentimentale, dei video per lavorare sulle simbologie interne per risolvere diversi problemucci molto interessanti, dei video di approfondimento con le prigioni della paura, dove ho parlato dei sette tipi di prigione della paura, okay? Le sette prigioni in cui la paura ci blocca. Vi ho parlato di come risolvere due dei problemi principali del percorso di fiamma, secondo me. Non vi dico quali sono, se vi appolate lo scoprirete. Poi, un video di approfondimento sul bilanciamento, un video che qualcuno può interessare altri su come imparare le lingue in modo veloce. Poi, alcuni video, diciamo, di approfondimento per creare un video molto bello di approfondimento per creare la propria video ideale, insomma, tante cose, e ogni mese ce ne saranno altri, perché insomma, un po' di idee ce ne ho. Okay. Per adesso, almeno ancora per un po', chiunque sia buona può vedere tutti i video precedenti. Tra un po', però, questa cosa non sarà più possibile. Vedo che sono delle persone che sono collegate da poco. Mettete mi piace al video, mi raccomando. Quindi dicevo, ti puoi abbonare, abbonarti, insomma, troverai qui sotto in descrizione il link per avere i video e piano piano gli abbonamenti creerò sempre più contenuti. Grazie per chi si abbona. Bene, riprendiamo il video ed eravamo rimasti in sospeso con la domanda perché l'universo decide di mandarti, decide di chiudere, decide, cioè, allora mi sono un attimo confuso, perché l'universo ti manda segni, coincidenze, eccetera, eccetera, che ti riportano alla tua fiamma gemella e te le fa proprio sbattere in faccia, a volte te la sbatte proprio in faccia dietro l'angolo e c'è che è successo di girare l'angolo e trovarsi la fiamma addosso senza capire perché, per come, magari vive in un'altra città, e non, cioè, situazioni incredibili e magari anche spesso, e, insomma, te la fai incontrare. Perché succede? Succede perché, come ho detto prima, non puoi realmente chiudere con la fiamma gemella, perché la fiamma gemella, notizie da notizie, sei tu, siete la stessa cosa. Ok, la tua fiamma gemella è la tua anima non può chiudere con te stesso, te stessa, cioè come fa la tua anima a dirti, oh sai, io con te non ci voglio avere più che fare, cioè sei tu, ok, non puoi realmente separarti da te stesso, così come non puoi separarti realmente dalla tua fiamma gemella, ok? L'anima cos'è? L'anima è un'energia, una vibrazione, una frequenza o qualsiasi nome tu voglia dargli, preferisci dargli per etichettarla. Se ti può aiutare, puoi immaginare diciamo, l'interazione, la relazione fra te e la tua fiamma gemella come un unico campo energetico condiviso, quindi un'anima unica che vi tiene assieme, comunica attraverso i cosiddetti vasi comunicanti. Ora, come potete separarvi se sono una cosa sola, se siete fatti della stessa energia? L'energia non si può separare o rompere, ok? Tant'è vero che c'è anche un principio in fisica, anche se parla della materia, che dice nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Sicuramente vale per l'energia, perché l'energia viene prima della manifestazione fisica. Questo poi in particolare vale per l'energia di anima, perché l'energia di anima, che è la più forte energia che esista nell'universo, è un'emanazione diretta della fonte creatrice dell'universo. Quindi anima è la stessa energia, lo stesso livello di energia della fonte. Per cui non c'è nessun modo in cui potresti realmente chiudere con la fiamma gemella. Come fai? Ma ricorda, perché qualcuno si confonde ancora, che la fiamma gemella non è l'involucro fisico per cui hai la fissazione, per cui provi amore e odio, ok? A tal proposito, anche se dovessi per ipotesi non incontrare mai più la tua fiamma gemella sul piano fisico, comunque ormai questo incontro lo avresti dentro e ti influenzerebbe per il resto della tua vita. Nel bene e nel male, perché ti cambierebbe dentro a livello profondo, anzi, non ti cambierebbe, ti ha già cambiato dentro a livello profondo. Per cui, comunque, pure se tu non vedessi più l'involucro, comunque la tua vita è cambiata, tu sei cambiato, tu sei cambiata. Per cui, in qualche modo, la porterai sempre dentro. Non puoi chiudere con questa cosa ormai, è successo. L'energia te lo impedirebbe, ok? E questo ti fa capire che fondamentalmente. Se cerchi di chiudere con la fiamma, l'anima, l'energia di anima te lo impedisce, perché anima sembra sabotare sul piano materiale tutti i tuoi esterni tentativi di cancellare la fiamma della tua vita, perché chiaramente la fiamma la puoi cancellare sul piano materiale, ma non la puoi cancellare da dentro. Ora, la cosa importante da capire è che se comunque vuoi chiudere con la fiamma gemella, o pensi di voler chiudere con la fiamma gemella,
vuol dire che c'è dentro di te ancora l'energia della polarità della paura. Non hai bilanciato, perché mi colpisce che la persona che mi ha scritto ossessivamente in tantissimi posti i commenti dicendomi come si fa a chiudere, eccetera, eccetera, continuava a dirmi: no, perché io ormai ho raggiunto l'integrazione con l'anima, ho raggiunto il bilanciamento, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. E sei tu che pensi di averlo raggiunto o raggiunta questa cosa, ma è la tua mente. Quando sei in questa condizione, non te lo libererai bisogno di convincerti o convincere gli altri che ci sei e basta. E tra parentesi, spesso neanche te ne accorgi, cioè ti svegli una mattina e dici: ah, sai che mi sento diverso? Quasi non te ne accorgi, anzi, sono quasi gli altri a fartene accorgere, quasi. Okay, quindi vuol dire che se invece tu hai bisogno di chiudere, hai bisogno di convincerti poi o di convincerti che sei bilanciato, vuol dire che ancora la tua energia della parità della paura è presente. Ok? E chiaramente la tua energia della parità della paura, dato che è lei che vuole la chiusura con la fiamma, cioè sembra che voglia la chiusura, ma poi in realtà, come abbiamo visto prima, no. Pensa di voler chiedere, di voler arrivare a una chiusura con del rapporto, perché fondamentalmente, diciamo, l'energia della polarità della paura nasce una dimensione di, non mi viene un termine adatto, dove le cose hanno una fine, ok? Perché chiaramente nel mondo della materia esistono, diciamo, i confini che determinano quando una cosa finisce e quando una cosa inizia, cioè cosa separa una cosa dall'altra. Per esempio, gli angoli di un oggetto, no? Cioè gli angoli di un oggetto determinano dove finisce quella cosa. Ok? Ora, l'energia della polarità della paura, nascendo in un mondo della dualità finito nel senso che ha dei limiti, può esistere solo nel mondo fisico, dove tutto è finito, dove tutto è temporaneo, dove tutto è illusorio, ok? Per cui, chiaramente, nel mondo delle cose finite, determinate, separate fra di loro, esiste la possibilità di concepire la chiusura e l'apertura di qualcosa, l'inizio e la fine, ok? Perché nel mondo della materia c'è inizio e fine. Ma nel mondo di anima, sul piano animico, l'anima è eterna, quindi non c'è una fine, non c'è un inizio. Tutto semplicemente è per sempre e per sempre, per sempre, per sempre, ok? Per cui vuol dire che anima è infinita ed eterna, quindi non c'è un inizio. Quindi cosa vuol dire? La mente che nasce nel mondo dei limiti ha bisogno dei limiti per sapere dove una cosa inizia e dove una cosa finisce, per distinguersi da un'altra. Grazie a questo concetto di finitezza, in qualche modo la mente coltiva l'illusione della separazione. La mente, l'ego, è la stessa cosa, coltiva l'illusione della separazione, perché crede di avere la possibilità di poter aprire o chiudere una situazione, una cosa, una relazione, quindi di avere potere su di essa, perché non accetta, non può accettare che ci sia qualcosa di più potente, cioè la mente crede di essere onnipotente. Troverete centinaia, ve lo dice uno che queste cose a volte le diceva alle persone, di libri, di testi, di film che parlano del potere della mente, il potere della mente illimitato, eccetera. Sì e no, è vero, ma è limitato nel mondo fisico. In realtà il potere della mente è limitato perché non può essere più forte di anima, non può andare oltre anima. Okay? Il punto è che una relazione con la fiamma non è realmente iniziata, è sempre stata lì, cioè la tua relazione con la tua fiamma gemella è sempre stata lì perché nasce dal principio dell'esistenza, è sempre esistita, è sempre, è, punto. Per cui non la puoi chiudere, perché non puoi chiudere qualcosa che non è mai iniziato e che non finirà mai, ok? Non puoi fermarlo, non puoi dire: ok, adesso basta, mi separo dalla fiamma. Cioè va oltre il reame fisico, va oltre il reame di qualsiasi reame concettuale della mente. Cioè la mente non può concepire qualcosa di eterno e infinito. Sì, a livello concettuale sì, ma di fronte all'infinito è sostanzialmente senza parole, senza possibilità di agire, impotente, ok? Per cui, di fronte all'infinito, un po' come la bellissima poesia di Leopardi, cioè di fronte all'infinito la mente cioè, viaggerà senza potersi mai fermare, per cui non si può chiudere niente. Quello su cui dovresti pensare invece non è come chiudere, ma ricordati perché stai facendo questo tipo di percorso, perché anima ti ha messo in questa situazione. Mannaggia il giorno in cui l'ho incontrato, citando quel film di Verdone. Okay? Tu sei in questo percorso perché la tua anima è pronta per accompagnarti
un percorso di trascendenza, cioè trascendere cosa vuol dire? Vuol dire ascendere verso al di là della materia, ok? Non è, cioè, molti pensano che questo percorso esista perché lo devi fare per poter stare con la tua fiamma, i gruppi di fiamme gemelle su Facebook, sono pieni di gente che l'unico obiettivo si sveglia la mattina pensando io devo trovare un modo per stare con la mia fiamma, aiutatemi. Guarda caso la fiamma invece non vuole stare con te, anzi più tu vuoi stare con la fiamma e più pensi a questo, meno lei ci vuole stare con te, guarda caso, ok? Infatti sono pieni di gente che piange dentro i gruppi per questo, ok? E di persone che sono fissati per l'aspetto fisico, per il corpo fisico della fiamma, ok? Ma il percorso è oltre questo, cioè non ha niente a che vedere col piano fisico, con ottenere la fiamma, con lo stare con la fiamma, con la relazione romantica con la fiamma, con il corpo che è il tempio dell'anima tua, che però non è dentro, non è tua, cioè nel senso non è dentro il tuo corpo, cioè sì, è anche dentro il tuo corpo, però è anche in un altro corpo, insomma, la tua fonte parte, dentro il termine, ok? Cioè il percorso è altro, il percorso ha a che fare con guardarti allo specchio veramente, riconoscere quello che sei, amare quello che sei, amarti a livello profondo, accettarti a livello profondo, questo è l'obiettivo, questo è ciò che anima vuole che tu faccia. Se tu invece vuoi chiudere con la fiamma, e la fiamma sei tu, ricordatelo, vuol dire che in realtà tu non stai facendo questo, ma stai facendo l'opposto di questo, cioè non è amore, ma è antiamore, ok? Perché? Perché vuol dire che tu non stai accettando una parte di te. Okay, ti stai separando da una parte di te perché la fiamma è una parte di te, sei tu. Ora, lo so che per molti di voi questo è davvero difficile. Questo è davvero difficile da concepire, da capire. Cioè, magari lo potete capire, potete dire sì, ma poi vi bloccate o credete di capirlo, ma ci vuole tempo prima che questa profonda verità vi risuoni dentro. Okay? Perché è una prospettiva che ti permette appunto di guardare le cose da un punto di vista diverso. E quanto più ti allinei alla tua fiamma, che è la tua anima, quindi ti allinei in maniera più stretta alla tua anima, tanto più bilanci la tua energia della polarità, della paura, e più facilmente ti avvicini a quell'amore incondizionato, a quel cambio, diciamo, di vibrazione, a quel salto di vibrazione, l'ascensione di cui parlo spesso. E chiaramente questo piano piano ti sporterà naturalmente a innalzarti al di sopra della prospettiva materiale fisica, della fissazione per l'involucro. Ok? Quindi smetterai di guardare le cose da un punto di vista della terza dimensione, che è il mondo della paura, ti solleverai da questo, inizierai ad ascendere, e quindi da questa posizione, tra virgolette, più distaccata, perché ascendere per certi versi è anche una sorta di distaccamento. Tanti di voi mi dicono: mamma mia, ma come mai quando inizio a bilanciare un po', eccetera, eccetera, mi sembra quasi di... Non dico che la mia fiamma mi sia indifferente, però non c'è più quella cosa. Certo, perché se inizia ad uscire dall'ossessione, dall'attaccamento, ti stai, tra virgolette, stai prendendo, dico prendendo le distanze, però ti stai un attimo, sempre hai una posizione, diciamo, più distaccata, quindi più tranquilla, più armoniosa, ok? Per cui puoi vedere le cose diciamo, da una certa distanza, metaforicamente, e questo ti permette di poter integrare meglio questo tipo di rapporto, di rapporto, ok? Perché inizi a far tua quella prospettiva, perché è la prospettiva dell'anima, una prospettiva in cui sei più in pace, sei sicuramente più amorevole, e inizi davvero a sentire quella gioia di esistere per il fatto che esisti, per il fatto che sei tu, perché non stai più volendo, non stai cercando più di, non stai più cercando di chiudere da una parte di te, ok? Ma l'hai integrata dentro di te, quindi sei più ampio, più ampia, più abbondante, cioè abbondante nel senso che sei di più, ok? Quindi sei di più, puoi anche dare di più, puoi essere di più, quindi scoprire di più su di te. Magari farai di tutto per scoprire cose in più su te stesso, i tuoi talenti, le tue passioni, si manifesterà la tua missione di vita, cioè succederanno delle cose per cui sarai molto diverso rispetto a prima, quando invece tutta la tua energia era focalizzata sull'ossessione per l'involucro. Ok? Quindi ecco perché dalla tua fiamma gemella quindi non chiudi. Ma quello che puoi fare è arrivare con il bilanciamento, l'allineamento e l'uscita dal mentale, perché è importante prima di tutto quello, perché se sei chiuso nella tua mente non puoi,
chiaramente concepire una prospettiva diversa dalla tua. E queste sono le tre famose chiavi di cui parlavo nei video qualche anno fa, che erano le chiavi per l'inizio con la fiamma. Ho fatto anche una playlist su queste cose, sulla rivista, vedila, ok? E sono quelle che ti servono per arrivare ad avere un rapporto armonioso con la tua fiamma gemella. Ora, questo è semplice a dirsi, un po' meno semplice a farsi, e chi ci sta lo sa, specie in questo periodo, poi in cui siamo in periodo festivo, in cui quasi festivo, perché ormai manca poco a Natale, in cui magari vorremmo e sogniamo di avere la nostra fiamma gemella vicino a noi, e cavolo, non ce l'abbiamo, perché molti di noi non ce l'hanno, ma la vorrebbero. Quindi chiaramente è dannatamente difficile in questo periodo in particolare riuscire a concepire questo. È ancora più difficile fare questo percorso da soli. Tanti ci provano, ma non riescono. Ecco perché ho dovuto fare questi video, ed ecco perché ho creato, appunto per aiutarvi, il percorso anni fa l'ho creato, il percorso di magnetizza la tua fiamma gemella della tua vita, che è l'unico percorso, no, l'unico no, ce ne sono anche altri, però è l'unico che veramente ti dà gli strumenti pratici, chiari, precisi, come il mio stile, per aiutarti a fare questo percorso in maniera più semplice e agevole possibile, per iniziare a uscire dall'ossessione, così smetterai di pensare di voler chiudere con la tua fiamma gemella. E invece ti aiuterà a integrare, ad essere più integro, diciamo, ad essere un essere umano più integro che ha integrato la propria fonte parte dentro, per cui uscirai dall'ossessione, inizierai a riprendere, diciamo, a vivere una vita che era normale, anche se di questa è più difficile, però inizierai a riprenderti un po' in mano la tua vita, la tua energia, inizierai a essere tu, tra virgolette, il maestro della tua energia, non essere condizionato da quell'energia che ti fa ossessionare per questa persona, inizierai ad avere un po' più di libertà mentale, leggerezza mentale, e piano piano imparerai ad essere più bilanciato, avere meno paura, perché alla fine è l'energia della polarità della paura che ti guida, e insomma ti creerai un rapporto più armonioso con la tua fronte parte, senza liti, senza discussioni, senza chiudervi, senza bloccarvi, eccetera, 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 ok? Se vuoi partecipare a Rimagnetizza, per poter partecipare, siccome non è un percorso per tutti, c'è una stretta selezione all'ingresso, devi mandarmi un'email al mio indirizzo di posta elettronica, l'ho detto prima, lo ripeto, che è jimmyfascina@gmail.com, ok? Mandami un'email a questo indirizzo di posta elettronica, che troverai anche qui sotto in descrizione. E a quel punto dimmi che ti interessa partecipare, vuoi maggiori informazioni. A quel punto ti manderò delle domande per capire chi sei, delle domande a cui rispondere per capire chi sei, che situazione hai, se sei adatto o adatta, perché non prendo tutti, non basta pagare per iscriversi, cioè c'è molto di più. Ci sarà pure un colloquio telefonico in cui ti conoscerò, parleremo, vedremo se sei adatto o adatta per il percorso. A quel punto poi ti spiegherò come funziona Rimagnetizza, ti proporrò insomma tutto quello che è necessario sapere per poter partecipare, e poi a quel punto deciderai se partecipare o meno. Se parteciperai, sono felice per te e anche per me. Se non parteciperai, fa niente, non è che ti richiamo proponendoti, che ne so, un settipentole se aderisci, assolutamente no. Okay. Ci sentiamo una volta e basta. Ok? Bene, con questo vi ho detto praticamente tutto. Ti ricordo, perché siamo praticamente in conclusione, di commentare questo video dicendomi che ne pensi. E se anche tu hai difficoltà a lasciare andare, o hai avuto difficoltà a lasciare andare la tua fiamma gemella, o se hai mai desiderato di chiudere con il percorso, con la tua fronte parte, eccetera, eccetera, ma credo questa cosa l'abbiamo pensata tutti, in un momento o l'altro del percorso, per via di quanto può diventare doloroso a volte. Ti chiedo cortesemente di suggerirmi, sempre qui sotto nei commenti, nuovi temi o farmi domande, perché molto spesso i video nascono dalle nostre domande. Perché sta diventando sempre più arduo, vedi un po', per esempio, perché adesso video ho fatto un po' di pausa, è dannatamente difficile trovare nuovi temi per i video, avendo trattato di tutto e di più sulle fiamme gemelle. Per cui i tuoi suggerimenti, spunti, domande sono preziosissimi, mi raccomando, usali, cioè falli, però per favore non chiedermi cose che sono già state chieste da altri su cui ho già fatto video. Vediti i titoli dei video per lasciarti guidare, chiedi cose che non sono state mai chieste, in maniera tale che creo dei video nuovi piuttosto che di ripetere sempre video vecchio, ok? Ti ricordo che puoi trovarmi sui miei social, quindi su Facebook come Jimmy Fascina e sulla mia pagina professionale di Facebook Jimmy Fascina Ipnologo. Mi trovi su Instagram come Fascina Jimmy, mi trovi nel mio gruppo L'ipnosi regressiva, il mistero delle fiamme gemelle, che è un gruppo
privato, ma a cui tutti si possono iscrivere, per cui solo quelli che sono dentro al gruppo possono vedere quello che scrivi, ma chiaramente tutti si possono iscrivere su Facebook. Quindi iscrivetevi a questo gruppo, Riprosi Regressiva e Mistero delle Fiamme Gemelle, che è tanto un gruppo di supporto utile per tutti. Attenzione che non è il gruppo di rimagnetizza, quello è un percorso privato, per chi decide di iscriversi, ok? Ma quello, mentre invece l'ipnosi regressiva, il mistero delle fiamme gemelle è un gruppo pubblico per tutti, pubblico, cioè privato, ma a cui tutti si possono iscrivere, di supporto per tutti, e anche tra l'altro il gruppo di fiamme gemelle più numeroso d'Italia, ma non ditelo in giro. Bene, spero di avervi risposto. Butto un attimo un occhio per vedere se ci sono domande, ma mi pare di no. Fiammingo, no, non sono un fiammingo, al massimo potrei essere un fiammifero, Melissa. Vediamo se ci sono domande. Erika dice: tutto vero, si amplifica tutti i giorni prima di lasciarla, una lite continua in assoluto. Ho capito che non avevo più nulla da darci in quel momento. Era palese che era finito il cammino insieme. Ok, vabbè. Volevo cacciare, mi riesce, ma boh, ma non vedo commenti, domande rilevanti. Mi sembra. Quando penso che sarebbe meglio che incontrassi qualcun altro, immediatamente si riavvicina. Guarda un po', Barbara, perché si riavvicina? Perché la tua fiamma gemella, per via dei vasi comunicanti, perché sei tu, sai esattamente perché fai le cose. Se tu fai qualcuno, fai, cioè se tu incontri qualcuno per poter dimenticare qualcun altro, quel qualcun altro per dimenticare ce l'hai in testa. Anna dice: abbonarsi è molto utile. Jimmy ci ha donato bellissimi e durissimi video. A me ha accettato l'abbonamento con ricarica telefonica. Sì, non si può, quindi ci si può abbonare con la ricarica telefonica. Anna Maria, mi dovrai spiegare per mail come si fa allora. Grazie. Margherita dice: Jimmy, sempre eccellente, la scelta dei commenti e delle spiegazioni. Grazie, Margherita. Ale dice: verissimo, tutto alla fin fine, fiamma, alla fine, fiamma o non fiamma, ogni persona interesse la nostra vita quando è il momento giusto, secondo i tempi divini. Fino a quando non è finito il loro compito. Sì, ma nel caso della tua fiamma non è che finisce il suo compito, perché sei tu, come fa a finire il tuo compito? Cioè finirà il tuo compito quando sei morto, forse. Ok. Sì, Bimba, sono in diretta, ma praticamente siamo alla fine. Ok, vabbè, niente di rilevante, basta, con questo direi che ci possiamo salutare. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver partecipato. Io sono Jimmy Fascina, ipnologo, coach professionista, preparatore mentale per sportivi, cartomante, numerologo, lettore dei registri akashici, operatore delle campane tibetane di cristallo, operatore di Matrix Energetics, operatore dei fiori di Bach, operatore olistico, utilizza varie tecniche di purificazione e riequilibrio energetico, tra cui Reiki, ma anche altre. E vi ringrazio tanto per aver partecipato, vi auguro un buonissimo weekend e ci sentiamo presto. Mi raccomando, mettete mi piace al video, condividete questo video se vi è piaciuto, perché magari può essere utile anche ai vostri amici o amiche che non conoscono il mio lavoro, fate conoscere il mio lavoro quindi. E niente, fate domande, insomma, proponete argomenti nuovi perché mi aiuta a creare video. Ciao da Jimmy Fascini, alla prossima e buon weekend a tutti e ciao ciao ciao!